I campionati europei di calcio, UEFA 2020 Euro, sono cominciati alla grande, oltre al risultato in campo con la vittoria dell'Italia sulla Turchia 3-0, quasi 13 milioni gli spettatori televisivi, 12.749.000 con il 50,7% di share hanno seguito ieri su Rai 1 la partita. Il picco alle 21,24 con 13.343.000, mentre il picco di share è stato 52,62%. E su Sky Sport la partita ha avuto 1.553.000 telespettatori con il 6,2%. Ascolti molto elevati certamente e che mettono Turchia, Italia nella top degli ascolti TV del 2021 guidati della finale di Sanremo di Amadeus con 13.203.000 gli spettatori su Rai 1 per la prima parte della serata, 49,9% di share, e prima del commissario Montalbano, il metodo Catalanotti che l'8 marzo ha avuto 9.016.000 spettatori, 38,4% di share. Ecco il confronto dell'esordio dell'Italia agli europei con i precedenti campionati. Nel 2016, il 13 giugno alle 21 per Belgio, Italia su Rai 1 furono 15.513.000 spettatori con il 52,66%, mentre per Sky fu boom con 2.734.000 e il 9,3%. Il totale Rai più Sky sfiorò i 19 milioni. 18.981.814, con il 64,45%. Per gli europei 2012, l'esordio azzurro fu il 10 giugno con la partita su Rai 1 alle ore 18, gli spettatori furono 12.712.000 con il 62,68%.